Buonasera. Buonasera. Ma da quanto è che non facevamo questa live? Due settimane. In realtà poco, però siccome il progetto è molto che mi prende parecchio, a me sembra sempre tantissimo. Sì, è vero, sembra un'infinità di tempo, ma io la settimana scorsa ero in piena ansia pre-esame, che sto No, beh, studiando tu per la patente eri. europea No, no, beh, tu ed eri. ero in modalità ripasso. Tu eri in modalità ripasso. Io ero rientrato a Palermo dal Modena Play da un'ora, perché io sono arrivato a casa che erano le 8:30 Già. e ho detto no. Un po' di Forse, meritato riposo dopo il lavoro del forse, Modena. esatto, forse una pausetta ci può anche stare. Intanto ciao Marion, ciao Scientist. Come vedi, ti abbiamo messo tutti al rogo perché hai deciso di prenderti la serata libera. Buongiorno, buongiornotte, anzi, anche a Vampiro Cyborg. Che però dice una cosa bella, che anche un giorno inchiostricchio saltato è un giorno di troppo, è giusto, è giusto. È anche Però noi vero. cerchiamo di Siamo solo recuperare, però umani. cerchiamo sempre di recuperare. Infatti stasera siamo qua, più o meno carichi e pronti a discutere della nostra avventura. Esatto, io devo dare soltanto due notizie pre-live. Prego. Che sono la prima è che in alto qua sopra, io non so più indicare perché in realtà è soprale, ma va bene, è cambiata la motivazione, diciamo, lo scopo delle donazioni che potete fare attraverso attraverso Twitch, perché il micio di Fede, il gattino di Fede, ho detto anche il demonio incarnato in un corpo da gatto, sta avendo qualche problema di salute e gli serve quella che Federica mi ha definito come fluidoterapia, non ho la più pallida idea di cosa sia, ma abbiamo deciso di non pensare tanto alla roba materiale, perché prima c'era come scopo della donazione comprare un Apple Pen per Federica, ma abbiamo deciso che per un certo periodo di tempo tutti i soldi che raccogliamo tramite le donazioni finiranno nella fluidoterapia del gatto di Federica. Mi metterò il promemoria per dare una mano. No, vabbè, era solo perché era giusto specificarlo. Abbasserei la musica. Ok, abbassiamo un po' la musica. Perfetto. L'altra notizia che devo darvi. La musica è altissima. Ok, raga, un attimo, la sto abbassando. Cioè, io non me ne rendo conto perché non ce l'ho in cuffia. Ma più che Io altro per. neanche la sento. No, infatti, io mi sto fidando soltanto delle. Perché il problema probabilmente è che a un certo punto ha qualche picco alto. Perché normalmente la vedo abbastanza bassa. Vabbè, comunque, l'ho abbassata. Adesso ci dovrebbero sentire bene. Appunto, la prima notizia è. Stiamo cercando di dare una mano al gattino di Fede, ma ragazzi, noi non lo ricordiamo perché qua siamo una famiglia, cioè tutto. È raro che ci sentiate fare il discorso, è possibile fare le donazioni, è possibile abbonarvi, è possibile aiutarci. È molto raro. Però ogni tanto siamo un canale Twitch effettivo, cioè nel senso non campiamo d'aria. Lo facciamo per passione, quello è sicuro, però così ogni tanto vi beccate la marchetta che è corretto fare. La seconda notizia, e poi ci buttiamo a. Grazie Charlie, mille, Umma, grazie Charlie. mille per aver donato 10 euro. Miau. Grazie, grazie, grazie. Assolutamente grazie. Un sacco di grazie. Stavo dicendo, per la settimana. Quindi la live di domani, quella del giovedì e quella di venerdì, vi farò compagnia io per tutta la settimana, almeno sicuramente per tutta questa settimana, sia domani per motivi, per impegni vari di Fede, per giovedì e per venerdì, perché Federica è a Catania, è in fiera, è all'Etna Comics, allo stand della casa editrice. A presentare è la prima uscita ufficiale di Federica come autrice di libri.
ha il suo bel libro stampato, io ancora ci devo mettere le mani sopra, però fa questa prima uscita ufficiale, ci saranno dei firmacopie, ci saranno anche la domenica, credo, ma darà lei tutte le notizie. Ci sarà anche una giocata di ruolo ambientata nel mondo. E è arrivato anche Ciccio, ambientata proprio nel mondo del libro, della saga di Federica, ambientata, possiamo dire, lo dico, c'è Ciccio che è il ragazzo, che è il nostro amico, che c'ha... Ah, venerdì, perfetto, venerdì, scusa. Che... Magnifico. Fede mi aveva letto domenica, ma probabilmente si è confusa. Venerdì ci sarà una sessione GDR ambientata nei primi 5 minuti del libro di Federica. Ciccio, se mi definisco il ragazzo io, ti puoi definire il ragazzo tu, non ci tocchiamo poi così tanto. Siamo giovani dentro, e quindi siamo ragazzi. Poi sì, siamo vecchi, però siamo dei vecchi ragazzi. Insomma, quindi Federica avrà molto da fare, ma noi lo sosterremo a distanza. Chi può a distanza, io non so personalmente se riesco a... Lo dicevo anche ad Ale poco fa, non so se riesco ad andare a Catania, perché quest'anno non riesco a... Non sono riuscito a prendermi le ferie per fare 2-3 giorni, e andare e rientrare in giornata è veramente stancante. E comunque Ciccio ha ragione, sarà bello finalmente vedere il libro di Federica in fiera. Io sono veramente, veramente euforico. Siamo tutti fieri di Fede. All'idea. Anche perché Fede lo aspetta veramente da così tanto, si è fatta intere fiere da speriamo che il libro esca a casini con varie case editrici. Insomma, vederla raggiungere questo risultato è importante per lei, ma per me è veramente una cosa che emotivamente sento parecchio. Cioè, mi frega più paradossalmente dell'uscita del primo libro di Federica, piuttosto che il mio quarto attualmente non stia vedendo la luce. Cioè, sono più preso emotivamente dal primo libro di Fede da questo punto di vista. L'uscita del libro di Fede vorrà dire anche un'altra cosa, però, molto importante, che noi non ricordiamo mai. Ma su questo canale, 3 anni fa or sono, è stato aperto anche per diffondere i libri di chi ha creato questo canale. Adesso siamo rimasti io e Federica, ma stavamo aspettando che tutti pubblicassimo qualcosa per leggere i libri degli altri. Quindi stavamo aspettando che Federica pubblicasse il libro per poter leggere sia il mio che il suo. Una volta che Federica ha pubblicato, non si potrà più tirare indietro, si dovranno leggere sia Cryogenic Enterprise che Artigli di Orchidea qua sul canale. In qualche modo, prima o poi li porteremo. Sembra una cosa bellissima. Anche noi non vediamo l'ora. Detto questo, io mi butterei a capofitto con... No, non è vero. Alessandra ci deve dire una cosa molto importante. Per chi si sta immaginando che anche io pubblichi qualcosa, vi devo deludere perché non è questo, ma è comunque una cosa molto carina, è il resoconto di una cosa estremamente divertente che è successa ieri durante la sessione finale della campagna di Dungeons & Dragons che gioco con i miei amici, i miei fratelli e i miei compagni. Sì, gatto. Allora, leggerissimo background: il nostro gruppo deve fermare una persona, un personaggio chiamato il Baronetto, che ha costruito una macchina del tempo per alterare la linea temporale, così da essere lui la persona che finisce con un altro personaggio chiamato Nindal, che... io l'ho conosciuto come un enorme drago leech, ma in passato era un altro tipo di creatura. Ma siccome questa creatura era innamorata di un altro artefice chiamato Kakurd, il vampiro, il baronetto, che è un vampiro, ho confuso tutte le parole che dovevo dire,
ha creato questa macchina per provare ad alterare la realtà, la linea temporale. La prima volta che il baronetto ha provato a fare questa cosa, il gruppo di avventurieri l'ha fermato distruggendo la macchina e attraverso una serie di paradossi temporali è finita in un'altra linea temporale e ha fatto un patto con uno degli emissari di Primus, la divinità dell'ordine. Questi emissari sono gli inevitabili che controllano il tempo, la linea temporale, l'ordine degli eventi. E il patto era che dovevamo tornare a fermare il baronetto prima che tentasse questa cosa di nuovo, altrimenti la linea temporale corrente in cui ci trovavamo sarebbe stata cancellata. Di fatto, TPK. Bene, abbiamo affrontato un intero dungeon pieno di gelatine, di quelle che ti dissolvono quando ci entri dentro, specchi che ti fanno combattere contro il tuo duplicato, golem di metallo, un beholder. Ah, comunque un dungeon leggero. Spiriti che hanno armi che se ti crittano ti tolgono 30 anni di vita, cosa che è successa al mio personaggio, un tiefling di nome Rieta, tiefling bardo, ci tengo a specificare. Ma finalmente siamo arrivati alla stanza dove ci sta il baronetto e la sua famigerata macchina. Baronetto, da bravo vampiro, si rende subito invisibile per attaccarci a tradimento. Rieta, il mio personaggio, è l'unico personaggio che ha come incantesimo vedere invisibilità. Lo casto subito, lancio le componenti che sono le polverine in aria, me le faccio cadere sugli occhi, si illuminano d'argento e quant'altro. Fatto sta che io vedo il vampiro. Non penso a dirlo ai miei compagni, malgrado loro si lamentino che io non lo faccio, e hanno anche ragione, sarebbe molto più facile combatterlo se loro avessero una minima idea di dov'è. Ma perché non lo faccio? Perché io ho un piano. Un piano che ha aspettato tipo un mesetto per essere messo in atto, perché tanto è stata l'attesa che abbiamo avuto tra l'ultimo combattimento e l'arrivo alla stanza del baronetto, per motivi di giocatori, impegni personali. Qual è il mio piano malefico? Il mio piano malefico, essenzialmente, avendo recuperato dalle rovine di una città, di una casa di un personaggio nostro amico, una borsa divoratrice, di quelle che le apri, ti se magna, completamente distrutto, l'ho conservata chiusa ermeticamente alla cintola senza sapere che farmene. Ebbene, arriva al momento in cui posso agire di nuovo, perché nel primo round mi ero spostata e avevo attivato vedere invisibilità, avevo castato l'incantesimo. Sciolgo delicatamente il laccio della borsa divoratrice senza aprirla, l'affido alla mia fidata mano magica e, senza dire niente a nessuno, senza fare glitz glam e cose così, la schiaffo in faccia al baronetto, che si vede arrivare una borsa davanti, dice ma che cazzo è, dopodiché la borsa fa glomp e si mangia il vampiro. E ha funzionato questa cosa? Cioè, è morto così il baronetto? È la metà della storia. Io intanto sono deliziatissima che la mia idea abbia funzionato, sia andata esattamente come speravo che andasse. Io ho lanciato questa borsa divoratrice, l'ho schiaffeggiato con la borsa divoratrice, la borsa divoratrice se l'è divorato intero. Dove va storto tutto questo? Praticamente, quello che va storto è stato che, pur avendo la mano magica ancora attiva e lì presente, ed essendo teoricamente fuori iniziativa dall'ingaggio col baronetto, io vado a chiudere la borsa divoratrice per lasciare il baronetto bello chiuso e lasciare che la borsa se lo digerisca in pace. Non ho usato la mano magica, ho toccato la borsa divoratrice che era aperta e la borsa divoratrice si è risucchiata a me e altri tre membri del party. E noi avevamo delle borse conservanti. Tu sai cosa succede quando si mette una borsa conservante dentro un'altra borsa conservante di qualche tipo? Credo che esploda tutto. Sarebbe esploso tutto se il baronetto, che ci ha salvato il culo in questo caso, non avesse usato una delle sue tre resistenze leggendarie, ovvero un'abilità che gli dice fanculo il gioco, io faccio così.
per uscire dalla borsa divoratrice e di conseguenza liberando anche noi quattro. Però questo mio piccolo scenario, questo mio piccolo momento di anticlimax, perché io avevo a tutti gli effetti eliminato la minaccia principale, tant'è che gli altri membri del party erano no, come? Come no, non può finire così, anticlimatico. Ma anche il master ci sarà rimasto malissimo. Il master era deliziato. Primo per l'idea che ho avuto e come l'ho eseguita, secondo per la cappellata che ho fatto di toccare la mano nuda dopo. No, ma infatti era deliziato. È lì che ti frega. Ma però comunque era deliziatissimo. Veramente. Cioè, sono quelle idee strane che ti vengono che da master devi premiare per forza. Era abbastanza stupido che poteva funzionare, ha funzionato. Non nel senso che il baronetto è morto, però gli ho dimezzato gli HP e però questo ha ridotto, gli ha fatto parecchio male e per questo la battaglia si è ridotta notevolmente. Ne siamo usciti messi molto meglio di come saremmo potuti uscirne. Ce ne siamo usciti messi un poco male anche noi dalla borsa divoratrice perché comunque ci stava masticando, ma ci sta. Questa è stata la cosa bellissima che è successa e io non riesco a smettere di pensarci. Guarda, io ti racconto questo piccolo aneddoto, ma perché hai tirato fuori delle cose che a me fanno impazzire, che sono i viaggi nel tempo. E nella nostra attuale, e nostra intendo perché c'è Ciccio in chat che è il nostro master, campagna di Seven Sea, è tutto un viaggio nel tempo di continuo, ci sono i nostri personaggi vengono sbalzati avanti di decenni nel futuro, poi indietro nel passato, poi di nuovo nel presente. Ciccio è un mago a ricucire tutte le cose perfettamente. L'altro ieri, perché era sabato, i nostri personaggi nel futuro, quindi da adulti, hanno parlato con una tizia che si fa chiamare Mary Poppins e che di lavoro rapisce i bambini, che per fargli un favore voleva indicati dei bambini da rapire nel passato. Wow. E noi gli abbiamo indicato noi stessi. Perché? Nel passato. Viene da chiedersi. Con la speranza, che per fortuna poi in gioco è avvenuta, che i nostri genitori ci venissero a salvare. Perché nella linea temporale del passato i nostri PG sono i bambini sono bambini e quindi noi giochiamo i genitori. E per fortuna i nostri genitori hanno salvato i noi da bambini. E quindi fondamentalmente quello che è successo è che i bambini del futuro adulti hanno ottenuto il favore di Mary Poppins senza che nessun bambino venisse rapito. Mi sembra uno scambio vantaggioso. Ma un delirio davvero. Comunque, Alessandra ci ha raccontato questa cosa che io gli avevo chiesto di raccontarmela in privato nel pre-live e ho detto non è una cosa troppo divertente, è vero. E quindi niente, l'abbiamo dovuto raccontare per forza in live. Grazie per aver ascoltato il mio excursus Dungeons and Dragons, ma ci tenevo a condividerlo, ne sono molto fiera e speravo che vi divertisse. Ma queste cose vanno condivise sempre. Sì, Marion, il comando del libro game non è aggiornato, nel senso che tecnicamente non so come aggiornarlo fino a quando Fede non inizia a giocare o fino a quando io non decido di iniziare un libro game un po' di quelli piccolini per prendere tempo in attesa che lei ritorni, ma dovrebbe ritornare in maniera molto più attiva e presente post Etna Comics. Diciamo che gli impegni che la tenevano distante dalle live tendenzialmente dovrebbero essere rientrati quasi tutti, e quindi finito Etna Comics ci sarà modo di organizzarsi anche per riprendere con un certo ritmo alcuni format che si sono interrotti per questioni di organizzazione. Detto questo, iniziamo davvero la live dopo
25 minuti di chiacchiere, che secondo me ci stanno anche, comunque 25 minuti di chiacchiere, e riprendiamo, facciamo un mega recap, non nei dettagli ovviamente, perché nei dettagli sarebbe veramente complicato, perché ogni Un'altra volta, live sarebbe. no, ogni volta diventa che ci vuole una live e mezzo solo per fare il recap. Siamo qui stasera per continuare la progettazione di un libro game. Libro game che stiamo progettando qui tutti insieme, che vede un lavoro sicuramente a sei mani fatto da me, Alessandra e Federica, ma il lavoro a sei mani sarà esclusivamente di Art Attack, nel senso che prendiamo tutte le idee che ci vengono dalle live, quindi da voi del pubblico o da noi stessi che siamo in live, che magari ci viene qualche idea in mente. Poi alla fine del progetto prenderemo tutte queste idee, cercheremo di incastrarle bene tra loro, tutte quelle che riusciremo a incastrare, e daremo vita al primo di una saga di 10 libri game. Ogni live devono aumentare, quindi non. Verrà poi ovviamente pubblicata su Amazon non è detto in realtà, cioè la base è la pubblichiamo su Amazon il self-publishing, ma niente di strano che se in tre che ci lavoriamo vediamo che la ciccia c'è, il lavoro lo sappiamo fare bene e riteniamo la situazione anche, perché no, molto professionale, potremmo anche decidere di inviarlo a qualche casa editrice, non si sa mai nella vita. Abbiamo deciso il chi, abbiamo più o meno identificato Dove? una protagonista, una coprotagonista e una villain, cast 100% femminile. Abbiamo identificato un dove, questa città divisa tra città vecchia e città nuova, in cui per varie motivazioni si è venuti a contatto con una dimensione parallela dove è presente la magia, quindi anche in città è presente una sorta di magia, ci sono presenti elementi magici. Esatto, Una magia residua. magia residua che abbiamo più o meno stabilito poter essere prelevata dalle creature che sono presenti su questo, nel nostro mondo, nel mondo normale, e potrebbe e può essere usata anche dagli esseri umani. Stiamo ancora organizzando il mondo. No, in realtà, per quello che mi riguarda, Vampiro è il mondo, cioè il dove. A grosse linee l'abbiamo già organizzato, nel senso che è probabile che si debba tornare per ovvi motivi a definire poi nello specifico i luoghi dove avvengono i fatti. Quello sicuramente, perché ancora noi la storia non la sappiamo. Sì, nei fatti abbiamo buttato un po' di idee per il mondo e vedremo che cosa resta e che cosa riusciamo a inserire man mano che estendiamo la storia. Perché Esattamente. magari non tutto quello che abbiamo proposto alla fine della stesura avrà un perché di stare nella storia. E se qualcosa non ha motivo di stare nella storia, va omessa, perché altrimenti si rischia di dedicare paragrafi a cose non importanti, che per carità un poco di red herring, un poco di girovagare ci può stare, ma bisogna averli con moderazione per non distrarre dalla quest principale. Anche perché dipende appunto quanti sono, cioè Esatto. a noi è capitato di annoiarci in determinati libri game, non annoiarci, ma trovare delle parti sostanzialmente troppo lunghe che non portavano a niente e che non portavano avanti la storia. Capita, cioè, più riusciamo a evitare una cosa del genere, meglio è. Ora, dato che abbiamo un key anche vago,
e abbiamo anche un dove, sarebbe il caso prima o poi di iniziare ad avere un cosa. Sì, sì, hai ragione, Vampiro è il primo libro dei 12 libri che stiamo progettando. Mi possiamo anche non giocarci tutto. Non aumentano ogni sera, ma aumentano ogni volta che diciamo che lo menzioniamo. Che è una saga, ok, va benissimo. Sì, della Villain sì. Sappiamo che è una milanese imbruttita, fondamentalmente, che vuole usare la magia. Ciao Nino, benvenuto. Something Something Corporate. Esatto. Buonasera, The Master. Quindi, io avevo sotto mano stamattina, quando giustamente noi... cerchiamo di decidere di cosa parlare, perché non è neanche facile stabilire una scaletta di cui parlare. Ed esistono una serie di tipologie di gameplay. Ale, pagina 135, se... C'ero vicina. Quasi, dai. Boom, pagina 135, siamo pronti. Tipi di gameplay che si possono affrontare durante i libri game tendono anche a dare delle indicazioni su come impostare la storia. Io ho dato un'occhiata anche vaga a quello che dice il libro e secondo me ho identificato il tipo di gameplay che, senza volere, abbiamo già impostato. Però, allora, me, ne leggiamo uno l'uno, così sì. Tanto andiamo. Ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Poi, ragazzi, questi 7 tipi di gameplay sono comunque, come vedremo noi stasera, perché finirà sicuramente così, mescolabili tra loro. Cioè, non è detto che un libro game sia 100%, che rappresenti 100% uno di questi gameplay. Sì, è una cosa ricorrente nella scrittura, tra l'altro, che ci sono, vengono divise per categorie per facilitare la comprensione, ma il medium scritto è un medium complesso. Credo che la scelta della categoria di un libro sia solo per dare modo alle librerie di poterlo mettere in uno scaffale senza impazzire. Altamente probabile. Allora, perché poi appunto cercando di definire un libro ogni volta rientra in almeno tre categorie, si potrebbe definire in tre categorie tranquillamente, ma vediamo. Bene. Vuoi leggere tu l'introduzione? Sì, sì, leggo io. Vabbè, a questo punto finisco la prima e poi vai tu di missione la seconda. Sì. Allora, abbiamo accennato al gameplay anche prima, ma vale la pena di tornare sul punto. In un libro gioco potremmo definire il gameplay come la modalità con cui il giocatore interagisce con esso, ovvero che cosa fa di preciso quando gioca. Se in una storia vivi il gioco consiste nello scoprire i tanti percorsi e finali alternativi di una storia, c'è una grande differenza rispetto a un libro game complesso nel quale bisogna raggiungere uno specifico paragrafo di vittoria finale attraverso mille peripezie. Oppure ancora, nel trovare l'unico percorso giusto di vittoria senza morire o deviare mai. È arrivato il momento di definire i principali tipi di gameplay dei libri gioco, secondo la nostra visione. Ricordiamo sempre che stiamo parlando di Scrivi la tua avventura, di Mauro Longo con l'aiuto di Malaspina. In vendita nelle migliori librerie su Amazon. Questo tra non è sponsorizzato. Tra l'altro io devo capire perché ho visto una cosa sulla tua di copertina che mi ha stupito, perché l'ho vista anche a Modena. C'era uno stand dove appunto lavorava proprio Malaspina, che vendeva i suoi libri. Io ho comprato entrambi i suoi libri. Ma la mia edizione è un'edizione normale, la tua edizione è un'edizione strana. Però non so cosa... c'è scritto edizione speciale. Ma perché è speciale? Io il tempo che l'ho chiesto a Malaspina è l'unica copia di edizione speciale che c'era a Modena, l'ha venduta e non l'ho potuta sfogliare.
Sai che non te lo so dire? Fammi controllare se nella prefazione c'è scritto qualcosa. Allora, edizione speciale. Tu nel frattempo prosegui nella lettura, sì, perché sì, così perché continuiamo a tenere ingaggiati. Ho riconosciuto l'adesivo quando hai alzato il libro, ho detto guarda che c'è l'edizione speciale. Porca miseria, la voglio pure io. A prescindere perché è speciale, poi non so il motivo. Magari una di queste volte ci incontriamo di persona e li paragoniamo di presenza, perché non so se no, riuscirò a trovare. Sarà difficilissimo trovare la motivazione, anche perché magari ci sono dei paragrafi in più in mezzo al libro e non te ne puoi accorgere mai. Può essere. Allora, ti ascoltiamo ad ogni modo. Primo dei principali tipi di gameplay. Mille storie. Si gioca per vedere i tanti sviluppi di una storia e per esplorare tutti i percorsi e i finali. In alcuni casi, percorsi e finali possono essere in contrasto logico e narrativo tra loro. Alcune cose da tenere a mente. Questo tipo di libro gioco si basa su un approccio soprattutto narrativo o fiabesco o fumettistico, dove il gioco consiste nel piacere della lettura e della scoperta dei tanti finali possibili. Se la componente narrativa è quella che preferisci, preparati comunque a usare il tuo estro e intessere trame e situazioni coinvolgenti. Punto 2. Dovrai dosare in maniera consapevole i vari tipi di finali a tua disposizione. Ci potrebbero essere tanti o tutti finali multipli equivalenti. Un solo finale di vittoria in mezzo a tanti di fallimento. O una serie di finali di vittoria parziale e di fallimento, in qualche modo dosati tra loro. Prego Ale, se vuoi andare avanti. Passiamo alla missione. Nel tipo di gameplay missione si gioca per affrontare le insidie del libro e raggiungere il finale di vittoria. La maggior parte dei libro game, le avventure in solitario per gioco di ruolo, i fumetti game e persino molti fumetti a vivi e storie a vivi adottano in un modo o nell'altro questo approccio. Ci sono anche diversi libri gioco di genere giallo investigativo che funzionano un po' come dei casi interattivi da risolvere. Nonostante questo preveda molte trovate ed elementi diversi da quelli di una generica missione, in generale questi titoli sono soggetti a un gameplay simile e vengono qui accomunati in questa categoria. Alcune cose da tenere a mente. Questo è l'approccio più comune e diffuso, quindi un libro gioco così sarà facilmente riconoscibile e semplice da comunicare. Ok, vediamo un po'. A questo vantaggio si contrappone l'ovvio contraltare: dovrai trovare un bel dinosauro e qualche elemento di originalità per spiccare nella massa delle pubblicazioni analoghe. Se scegli questo approccio, inizi a lavorare subito sulla giocabilità e regola la difficoltà e la longevità di conseguenza. Vuoi che il tuo libro gioco offra tante opzioni diverse e sia percorribile in vari modi? Potrebbe avere una difficoltà non elevata, visto che sarà interessante da rigiocare. Pensi di usare una struttura a checkpoint o a railroad? Allora dovrebbe essere più difficile da completare i primi tentativi, perché esaurirà facilmente il suo interesse una volta che sarà finalmente terminato dal lettore. In questa modalità si è parlato di dinosauro. Il dinosauro, viene spiegato qualche paragrafo prima che cos'è. È fondamentalmente un elemento grosso, massiccio, come è giusto che erano i dinosauri. Strano rispetto alla norma, cioè è quello che rende il tuo libro game particolare. Il libro nel suo manuale scrive fondamentalmente, viene descritto come una cosa molto importante da avere in ogni libro game. Dice: tu puoi avere tutta l'esperienza del mondo, puoi fare un libro game che sia simile a tanti altri libri game che hai visto, che hai letto, a cui hai giocato, però ogni libro game ha il suo dinosauro. Quindi qua appunto faceva riferimento al fatto che, essendo la tipologia missione abbastanza riconoscibile, come perché quella più usata, ci vuole un bel dinosauro che la contraddistingua. Andiamo invece sul True Path, o
in italiano il percorso della verità, o l'unico percorso vero. Il libro gioco consiste nel trovare l'unico percorso corretto dal paragrafo 1 a quello del finale di una storia. Alcune cose da tenere a mente. Questo genere di libro gioco dovrebbe avere una difficoltà alta, perché tutta la longevità del titolo si basa sui tanti tentativi di scoprire e portare a compimento il true path stesso. Una volta trovato il percorso corretto e terminato il libro, non vi sono più molti motivi per rigiocarlo. Deve quindi essere un percorso difficile da trovare, ma si spera non folle. Questo tipo di gameplay oggi non crediamo sia più molto apprezzato. Se intendi utilizzarlo, fai in modo di renderlo accattivante e soprattutto che il lettore sia consapevole sin dall'inizio di quello a cui va incontro. Il tuo true path non deve essere per forza estremo. Io non l'avevo sentito mai di true path. Ma può prevedere piccole deviazioni e varianti di percorso, magari permettendo l'uso di talenti o oggetti diversi in occasioni diverse, che rendano anche possibili delle scelte ragionate, persino all'interno di questa impostazione. Passando a quello successivo, abbiamo il gameplay sfida. Si gioca per sconfiggere uno o più avversari. Questa è la più comune scelta di gameplay per libri gioco visuali, ma si ritrova anche in qualche libro game di impostazione più classica. Alcune cose da tenere a mente. Per la natura di questi titoli, la rigiocabilità è fondamentale. Si dovrebbe trattare di libretti da usare più e volte anche tra due stessi contendenti. Per questo motivo i libri devono essere pieni di opzioni e garantire una grande varietà di percorsi e iterazioni ogni volta che vengono rigiocati. Le regole per l'interazione tra i contendenti sono le più importanti e delicate dell'intero sistema. Dovrai elaborarle prima di ogni altra cosa e poi attenerti a esse nello sviluppo di altri elementi meccanici e perfino di trama, intreccio e struttura. Se il gioco prevede anche la modalità alleanza, allora sarà necessario inserire delle condizioni di vittoria condivise. Si vince tramite il proprio avversario e non contro di lui. Poi viene la modalità appunti. Alcuni libri gioco, diversi da quelli mille storie, non prevedono che si possa perdere e conducono il lettore in un modo o nell'altro al finale di vittoria. Se ci pensi bene, di un gameplay opposto a quello del true path, visto che non si può mai fallire e il percorso del lettore porterà sempre dal paragrafo iniziale a quello finale. In questo caso l'elemento ludico è però rappresentato da un punteggio che si va accumulando in positivo o in negativo durante il gioco. Alla fine di ogni partita, il lettore conta i punti accumulati, leoncini, red herrings, torte in faccia, morti accumulate, e confronta il risultato con altri punteggi ottenuti in precedenza. Lo scopo del gioco è quindi quello di fare sempre meglio, fino ad arrivare al punteggio perfetto ipotizzabile. Di nuovo il true path, probabilmente. Alcune cose da tenere a mente. Sì, il Scientist, oggi sì. Abbiamo un... Mi chiedo scusa, ma il gatto si è avvicinato, mi ha golato proprio nel microfono. No, vabbè, ma... Succede. Capita, ragazzi, sono gatti. Cioè, sono belli, ma ci dobbiamo tenere così. Sono bellissimi e non lo cambierei con niente al mondo. È vero, cicciotto? È un ciccio. Per essere efficace, questo metodo deve essere anche divertente, altrimenti il lettore si stuferà presto, arriverà al paragrafo finale per vedere la conclusione della storia e poi lascerà perdere il libro per sempre. La longevità di questi titoli sarà legata proprio alla curiosità, alla sfida contro il gioco e al divertimento del lettore. La sua difficoltà deve essere molto ben studiata e molto alta. Una volta raggiunto il punteggio perfetto, il lettore potrebbe perdere ogni interesse. Open World. Il libro gioco, o la serie dei libri gioco, è organizzato per consentire al lettore di giocare virtualmente all'infinito. Navigando avanti e indietro tra i paragrafi, i luoghi, le missioni piccole e grandi della mappa.
La mancanza di una trama principale, di un intreccio e di una missione è compensata dalla possibilità di esplorazione, da tante quest minori e dalla possibilità di evoluzione del personaggio e delle situazioni che si incontrano, ottenute rispettivamente tramite sistemi di codici, marcatori, trofei da collezionare ed espedienti simili. Alcune cose da tenere in mente. Il caso più celebre di eBay gioco con questo gameplay è Terre Leggendarie. Se vuoi tentare questo stile, devi sicuramente leggere un paio di volumi della serie e studiarli a fondo. La progettazione di un open world è molto complessa e oggi non è consigliabile pianificare, come per Terre Leggendarie, una serie del genere in 12 volumi. Anche perché perfino per quella finì per naufragare. Cerca di immaginare degli sviluppi al massimo per una quadrilogia, senza imbarcarti in opere più vaste, si tratta di un progetto monumentale anche così. Nonostante questo gameplay sia impostato su una reiterazione possibilmente infinita, consigliamo comunque di pianificare un endgame, un virtuale punto di arrivo soddisfacente e definitivo che concluda le partite del lettore. E terminiamo con la modalità sperimentale, che credo sia un prendi tutte le precedenti e fai un mischione incredibile, ma ora vediamo. Quelle che abbiamo visto finora sono le tipologie di gameplay principali e secondarie dell'intero comparto della narrativa interattiva, ma come sempre infinite possibilità ulteriori si trovano dentro di te. Abbiamo sentito di recente di un libro gioco australiano, The Lost Gold of Captain Quicksilver, in cui l'eroe, in possesso di una macchina del tempo miniaturizzata, può tornare indietro ai paragrafi precedenti per evitare di fare una brutta fine, ma deve completare la missione in 50 paragrafi. Un gameplay davvero peculiare. È anche l'esempio della missione dei cloni riportata nella sezione 1.8, che noi non abbiamo letto ma ci fidiamo, ipotizza un gameplay del tutto nuovo. D'altra parte, non esistevano storie a bivi, libro game, gioco di ruolo e fumetti game prima che qualcuno se li inventasse, quindi tu potresti essere quello con l'idea geniale, l'autore che farà evolvere il genere nei prossimi anni. Prova a sperimentare qualche nuova struttura e diversi possibili gameplay, proponi le tue bozze a esperti e tester fidati e magari troverai delle varianti innovative che apriranno la strada a nuovi sottogeneri o stili di gioco. Ora, io sono anche la persona più presuntuosa che abbia calpestato il suolo della Terra, ma non credo che mi butterei sul inventiamo un gameplay che nessuno ha mai pensato come primo esperimento di creare un... Già è complicato creare un libro game di community, ma magari è proprio questo l'elemento innovativo del nostro libro game, che è stato creato in community. Tentare di farlo anche con delle dinamiche a cui nessuno ha mai... Allora, può anche essere che ci viene in mente una cosa che magari nessuno ha mai pensato, però insomma, non prendiamola con sicurezza questa cosa. Allora, io una volta che abbiamo letto questi metodi, devo dire che secondo me quello a cui ci stiamo approcciando noi è un bel mix, perché rivedo qualcosa dell'open world, perché noi avevamo ipotizzato la presenza di una mappa con delle locazioni che il giocatore poteva andare a vedere sempre quando voleva e che cambiavano a seconda del se la protagonista aveva già sbloccato i poteri, quali poteri aveva sbloccato, se aveva già sbloccato la vista, poteva vedere delle cose o non vederle. Ma il concetto di open world come è infinito, questo noi non ce l'abbiamo, noi abbiamo l'idea che, di una storia che deve avere invece, tra l'altro, anche diversi finali. Avevamo più o meno ipotizzato la possibilità di avere diversi finali, quindi secondo me noi siamo un bel mix di tutta questa storia. L'unica cosa che non abbiamo sicuramente pensato è la modalità sfida tra due o più lettori.
Però io avevo scritto delle cose che però ora devo andare a recuperare perché ok. Una volta che abbiamo capito più o meno appunto il dove, il chi e il come si scrive un, nel senso, ora non ci mettiamo a studiare quanti paragrafi deve contenere un libro game o meno, questo poi magari ce lo andiamo a leggere per i fatti nostri, ma io faccio una proposta ad Ale e poi a tutti voi. Sono in ascolto, hai la mia curiosità. Prima di inventarci la storia, perché poi tra l'altro la storia è vero che sarà unica, ma avrà per forza dei bivi, altrimenti non staremo scrivendo un libro game. Giù, subito. Per essere preparati a creare la storia, sappiamo come inizia la nostra storia con la nostra protagonista che si trova improvvisamente, credo che tu debba scendere lì. Scendi subito giù. Mi ha costretto. Io sono testimone. L'hai costretto. È inutile che guardi così in camera tentando di avere la nostra approvazione. Ok. Ora scendi giù. No, vampiro, il grado di sfida a cui fa riferimento il libro si riferisce ad alcuni libri game. Ora, dove eravamo? Stavo rispondendo a Vampiro che diceva non ha ben inteso il concetto di sfida, se si gioca da soli o insieme. Forse intendo come l'odore della pioggia. No, l'odore della pioggia tu sei da solo a giocare, hai due protagonisti e leggi ogni tanto un paragrafo dedicato a uno e all'altro e devi decidere per chi patteggiare, tra virgolette. Ma quella non è una sfida, quella è la sfida, si intende. Ci sono alcuni libri game che si possono giocare in due giocatori e ogni giocatore compie le sue scelte parallelamente a quelle dell'altro, potendo anche incappare in lo stesso paragrafo e lì addirittura ci si combatte a vicenda. Un esempio che mi viene in mente, lo vado a recuperare subito perché nella mia lista di Amazon, perché lo volevo comprare per giocarlo qua in live e quindi ora la vado a prendere, lista degli acquisti, no, la wishlist pubblica, perché io faccio le wishlist convinto che prima o poi la gente mi regali le cose. Allora si chiama Stregoneria Rusticana ed esiste in due versioni. Esiste il libro dello scaramante, che è il mago, in cui tu fai il viaggio con un personaggio che è un mago, e il libro del duellante, che fa lo stesso viaggio identico, però sei un guerriero. Fondamentalmente sono due libri che tu puoi giocare da solo, o il duellante o lo scaramante, ma se li giochi contemporaneamente ci sono momenti in cui due personaggi si incontrano e possono interagire tra loro da libro a libro. Perché è un unico dungeon, è un unico castello da esplorare, ed è possibile che se lo scaramante è andato nella stanza 1 e ha svuotato il baule, il mago, cioè il duellante, poi quando arriva nella stessa stanza trovi il baule vuoto. Sono queste cose particolari, quindi questo si intende come sfida, però è molto complicato da gestire. Quello che volevo appunto proporre ad Ale e a voi ovviamente in chat è, dato che abbiamo l'inizio, protagonista che viene proiettata nel suo mondo, nel nostro mondo, e non sa che pesci prendere, stabiliamo i finali. Mi piace l'idea. Stabiliamo i finali perché secondo me stabilire i finali, o almeno quelli un po' cicciosi,
ci permette poi, quando creiamo la storia, di capire, non dico quale finale è quello vero, perché non so se vogliamo fare un c'è un finale vero o ogni finale va bene, tranne quelli dove la protagonista, se la vogliamo far morire, muore. Però non so se questa è una cosa che volevamo prevedere, la sconfitta della protagonista. Però sapere dove dobbiamo andare a parare ci aiuterà sicuramente nel stendere poi la storia e capire dove la storia deve deviare per andare verso un finale o l'altro. Stavo pensando una cosa che dobbiamo comunque tenere in mente, è una cosa che abbiamo letto in uno dei paragrafi un paio di live fa, era qualcosa sul fatto che, avendo un punto di inizio, uno dei finali più logici è il ritorno al punto di inizio, per cui noi partiamo con la protagonista che viene evocata nel mondo reale, e uno dei finali, che a seconda della decisione potrebbe o potrebbe non essere il finale, è la protagonista che torna nel mondo fantastico, finale classico da isekai. E tra l'altro mi ricordo che avevamo letto un passaggio in cui non solo dovevamo richiudere il giro, ma che addirittura il paragrafo finale doveva citare in qualche modo il paragrafo iniziale, per non solo chiudere la storia, ma dare quel senso di completezza al lettore. Esattamente, stiamo parlando dello stesso paragrafo, che in questo momento non ricordo quale era, ma stiamo parlando di un paragrafo finale che non solo chiude il ciclo tornando all'inizio, per esempio con una protagonista dentro un cerchio magico, ma riprende direttamente anche parole dal primo paragrafo, esatto, per sottolineare non solo da dove siamo partiti, ma anche quanta strada abbiamo fatto. Quindi, ok, allora ho aperto nel nostro drive dedicato al progettone, esatto, il documento brainstorming possibili finali. Ottimo, io me li stavo segnando nel mio foglio, ma poi andrò su drive pure io. Allora, un Merion ne dice: se facessimo finale vero più finale alternativo, secondo me sì, nel senso che noi possiamo anche, io non so, io l'ho trovato, questa cosa che sto dicendo l'ho trovata fatta solo in un libro game, ovvero che i finali erano pochi, tipo 2 o 3, però poi ogni finale aveva piccoli epiloghi diversi a secondo di come si era giocato. Esempio molto babbo, dove babbo non è toscano, quindi non è un esempio molto papà, ma è un esempio molto scemo. Babbo siculo. Babbo siculo, esatto, è babbo siculo e non è babbo toscano. Per esempio, finale buono, la divisione era tra finale positivo, finale negativo, finale meh. Nel finale positivo, però, tu potevi arrivare vivo alla fine del libro game, quindi finale positivo, ma potevi riuscire o no a conquistare il tuo interesse amoroso. Quindi il finale positivo era 1. Però poi, a seconda magari del punteggio che avevi ricevuto in una determinata caratteristica, te ne andavi verso il finale romantico o verso il finale non romantico. Oppure poteva finire male. Insomma, avevi delle piccole sottoscelte nei finali. Questa cosa lo dico perché per esperienza esiste. Però, a me no. Io preferisco i finali, quelli tutti distinti e raggiungibili in maniera diversa.
Allora, mi piace l'idea di Scientist. Sì, stavo per leggere quella. Vai. Ne propone quattro tipi di finali, ovvero il vero finale, qua parliamo del true path in questo caso, come stavamo leggendo nel nostro handy dandy libro. Due finali alternativi, uno in cui la protagonista vince tutto e uno in cui perde tutto, e un finale segreto. A me incuriosisce la domanda, cosa di questa idea. La domanda è: che cosa sblocca il finale segreto? Questa è una cosa da definire in fase di stesura, ovviamente, ma però quale... spiega un po' meglio la tua idea, Scientist. No, ma soprattutto, e qui secondo me ci possiamo ragionare tutti, se i finali alternativi prevedono che in uno perda tutto e in uno vinca tutto, nel finale vero cosa succede? Perché se per vincere tutto devi fare uno dei finali alternativi, in quello vero devi perdere, è quello a metà tra i due, quindi credo di avere più o meno intuito, quindi quello in cui effettivamente vince ma qualcosa se la lascia dietro. Detta così, a me viene molto facile immaginare quali potrebbero essere questi finali, questi quattro finali, perché noi ce l'avevamo detti durante addirittura forse la primissima live dedicata al progettone, che detto così sembra che è passato un mese, in realtà sì, è passato circa un mese, siamo alla quinta, quindi anche un po' più di un mese. Avevamo detto che volevamo fare un finale sì e un finale no con appunto la ship tra, non avevamo definito bene se tra la villain e la protagonista, se tra la protagonista e la co-protagonista, cioè ci doveva essere una ship in mezzo. In realtà era molto chiaro che fosse con la villain, con la villain, perché si chiama il trope enemies to lovers. Esattamente, ok, allora ricordavo bene, c'era stato addirittura specificato con la villain. Nel finale in cui perde tutto, mi sembra chiaro che questa ship non si possa avverare. Allora, io direi, sto impostando sul nostro documento, intanto è segnata l'idea di Scientist, e ho segnato i quattro finali e sto suddividendo in quattro categorie, che saranno il finale vero, finale vinci tutto, finale perdi tutto e finale segreto. Perfetto. Così possiamo buttare idee per ciascun tipo di finale. Ok. Allora, Vampiro, tu devi considerare che quando scegli più finali, puoi anche averne 10 finali, non è un problema. Quando ti approcci a una saga, poi ovviamente, e noi scherziamo sul fatto che sarà una saga, nel senso che sì, dico, stiamo buttando giù un mondo molto interessante, però concentriamoci prima sul primo libro, poi se abbiamo altre idee eventualmente al secondo ci pensiamo, ma diamo concretezza al primo. È ovvio che quando si fa una saga del genere, quando c'è un libro game, è l'autore a scegliere qual è il finale canonico da cui poi riprende il secondo, poi il terzo e poi il quarto. Non è detto che ci siano, cioè che il secondo di una saga quasi mai rispetta tutti i finali possibili dati al primo. È ovvio che ce ne sia uno che è canonico, che è quello che poi da cui poi ricomincia il secondo libro. Quindi nessun problema ad avere 5, 6, 7 finali, no? Quello è l'ultimo dei problemi. Allora, Scientist dice, per come la vedo io, anche se grezzamente, ma ci mancherebbe altro, se non fosse grezzo ti avremmo già pubblicato il libro, il vero finale dovrebbe essere un perfetto equilibrio tra buoni e cattivi esiti. Ok, quindi tu sei per il vero finale
che porti equilibrio nella forza. Ok. Il finale segreto, più che concludere la storia, dovrebbe concludere le parti di lore normalmente omesse. Sempre per come la vedo io. Quindi tu per finale segreto intendi in realtà una roba che è sbloccabile a prescindere dal finale che si riesce a raggiungere. Tipo scena post-crediti di un film? O scena o addirittura... E questo potrebbe essere... Abbiamo trovato il nostro... Potremmo aver trovato il nostro... dinosauro okay. Che ci farà diventare famosi, Ale. Ok, aspetta che lo segno sul nostro progettone. Nel finale segreto, più che concludere la storia, dovrebbe concludere con parti di lore. Il vampiro si aggancia a quello che ti stavo dicendo io. No, si aggancia, nel senso che mi dà un bell'assist. Perché dice, il segreto potrebbe sbloccarlo l'aver trovato oggetti solo in apparenza poco importanti, che hanno qualcosa di nascosto, come un codice scopribile attraverso un enigma. A me questa cosa piace tantissimo. Sì. E aggiungo, e se il finale non fosse il finale? Cioè, se dopo che tu leggi il finale, il libro ti dicesse, guarda, hai questi oggetti, come dice Vampiro, c'è questo enigma, vai al paragrafo 115, c'è quest'ultimo enigma da risolvere, con l'ultima decina, quindicina, ventina di paragrafi, cioè qui continui a giocare effettivamente, e scopri qualcosa in più del mondo. Questa cosa io non saprei come farla minimamente. Mi spiego meglio. Per renderla credibile potrebbe essere un flashback. Perché? Perché se il finale noi ce lo giochiamo che quella finisce, torna nel suo mondo. Poi non puoi continuare il gioco con lei che è ancora sulla Terra. O se la fai finire sulla Terra, lei non può finire l'epilogo nel suo mondo, quindi devi renderlo credibile in qualche maniera. Quindi questa... Ho una mezza idea su come questo potrebbe essere realizzato. A questo serve il... Bouncing back. Quindi più che un flashback potremmo avere, come diceva Vampiro, sbloccato avendo trovato oggetti solo in apparenza poco importanti. Mettiamo così, sto lanciando un'idea giusto per dare un'idea di che cosa io stia parlando. Mm-hmm. Mettiamo che troviamo un orologio da taschino piuttosto con i motivi intricati. Ok. Arriviamo al finale, la protagonista è di nuovo nel suo mondo e si ritrova, se lo ritrova in tasca, perché ovviamente diamo al lettore l'opportunità di avere questa cosa. Se hai l'orologio da taschino, vai al paragrafo X, se non ce l'hai vai al paragrafo Y. Il paragrafo Y sarà un finale buono, ma non il finale, magari il finale vero, ma non è il finale segreto, perché in entrambi i casi la protagonista è tornata nel suo mondo. Nel finale del segreto, il paragrafo a cui è stato ricondotto per l'orologio da taschino, magari c'è un enigma da risolvere per aprire il quadrante dell'orologio da taschino ed è rivelato qualche segreto sulla magia, che magari è l'incipit per il secondo libro della saga di 13 libri. Che fa da ponte per questa pentologia di libri. Okay. Esatto. Oppure, un'altra cosa... Il finale segreto, se c'è successo qualcosa durante il percorso di avventura che sembra all'apparenza indifferente, magari
anziché tornare nel suo mondo, nel momento in cui viene effettuato il rituale che la dovrebbe portare nel suo mondo, se è successa questa cosa, la protagonista resta nel nostro mondo e questo sblocca anche lì una possibile, un possibile inizio per un secondo libro, perché dici: abbiamo fatto tutto questo solo per tornare a casa, non ha funzionato, perché questo evento del Caspio non ci ha permesso di tornare? Io esagero, io perché a me piace esagerare. Intanto fammi segnare le cose che ho partorito, okay. Perché sennò io esagero, prendo la tua idea e ti dico: ma perché in questo finale segreto, vedi già come ne vengono fuori 3 o 4, ah, raga, abbiamo detto delle idee che sono secondo me tutte belle, ma perché in questo finale segreto loro tentano, magari tentano di aprire il varco per tornare al mondo di lei e insieme alla coprotagonista, perché anche la coprotagonista vuole tornare a casa dall'inizio del libro, cioè nasce tutto perché lei vorrebbe tornare a casa, e il varco lo aprono correttamente, ma verso un terzo mondo completamente diverso sia dal nostro che da quello loro, e si trovano in un mondo che non conoscono. Così, questa è veramente esagerata, però questo ammetto che intanto prendiamoci questi complimenti da parte di un Marion, che a quanto pare gli abbia portato fortuna, anzi Ale gli hai portato fortuna, tu nello specifico. Cos'è successo? Dopo giorni di tentativi falliti ha detto: ma sì, mentre seguo la live provo a fare una summon su Dragon Ball Legend, che non so cosa significhi, ma va bene perché sono vecchio. E ha trovato la carta più rara del gioco mentre tu dicevi Bouncing Back. Ah, nel momento in cui abbiamo detto vedi come serve rimbalzarci le idee, sono contenta, Marion, non mi prenderei il merito di questa cosa. Ma sono contenta che tu abbia trovato una carta rarissima. Esatto. Poi, tra l'altro, io ora torno, perdo di nuovo un secondo d'occhio la chat mentre finisco di segnare le nostre idee. Ok. Allora, vampiro, ora al vampiro rispondiamo tutti insieme, tanto ha detto che poi si deve assentare per qualche minuto come sempre. Allora, io devo recuperare qualche messaggio precedente perché forse ci siamo persi qualcosa, però no, in realtà no. Ok. Ma dando per, una volta che tu, Ale, hai aperto il file, secondo te qual è dei finali quello in cui la nostra ship si realizza? Dovessi fare una scelta, io direi che un finale con la ship sarebbe nel vinci tutto, perché dici non solo hai l'occasione di tornare nel tuo mondo, mai pure appianato le cose con la deal, con l'antagonista, ed è tornato una sorta di equilibrio nella magia. Quindi mentre nel finale equilibrato, forze del bene e del male, hai sì assestato una batosta all'antagonista e fermato i suoi piani, hai subito delle conseguenze e torni a casa, in questo non è tanto uno scontro, ma è un'alleanza, diciamo, per usare la terminologia del gioco del libro di gioco. Quindi ora sotto il nostro salutiamo Scientist, buonanotte, grazie di essere passato e di averci consegnato una perla, veramente una bella cosa su cui ragionare, perché la tua idea principale è partita guarda maestoso. E c'è anche l'altro in camera. Quello sulla friggitrice d'aria non manca mai. No, è il suo posto preferito.
Buonanotte Scientist, grazie per la tua idea, è stata veramente meravigliosa e come vedi già ci stiamo ricamando un sacco sopra. Quindi potremmo ipotizzare nella nostra semplicità, perché noi partiamo dalle cose semplici e poi le andiamo facendo diventare sempre più complicate. Nel finale perdi tutto. È evidente che tu non riesca a raggiungere né la ship, quindi né riesci ad appianare i problemi con la villain, né riesci a tornare a casa a questo punto. Nel finale vinci tutto, fai entrambe le cose, però qua secondo me dobbiamo decidere una cosa molto importante, cioè nel finale vinci tutto, in cui si concretizza la ship, la villain che ha dimostrato un interesse morboso per la magia sin dall'inizio resta nel suo mondo o va con lei? Se parliamo di un finale vinci tutto, le due dovrebbero restare insieme. Mentre nel finale vero, magari come finale potremmo avere due finali veri perfettamente negoziabili, in cui c'è la realizzazione dell'enemies to lovers, ma devono restare separate per something something diplomazia ed equilibrio. Quindi finali veri, possiamo fare due finali veri, che sono i finali equilibrati. Finita. Allora, intanto questo vediamo che c'è Marion, perché Marion sta scrivendo delle cose. Dice, a proposito di idee e cose difficili, ma inserire un personaggio che sia un elemento di disturbo nascosto, tipo un qualcosa o qualcuno che si incontra solo prendendo una serie determinata di scelte conseguenziali e che se lo si incontra ti costringe a ricominciare da capo. Madonna santa, che cattiveria, Marion. Questo sarebbe come un finale brusco e improvviso nella storia, cioè non c'è bisogno che tu arrivi necessariamente al finale. Cioè tu incontri questo personaggio e finita. Sì. Allora, ecco, questa è l'idea che stai avendo, giusto Marion? Stiamo comprendendo bene? Io approfitto dell'interview Marion per chiedere una cosa, perché... è una troppo cattivo. No, bisogna capire come strutturarla. Però se tu sei arrivato quasi alla fine del libro, incontri il personaggio e quello ti dice no, devi ricominciare da capo, io giuro che in questi casi do fuoco al libro. Cioè nel senso o dai fuoco al libro o ti interdice e dice no cazzo, stavolta lo devo finire. Oppure Bari e dici no, faccio finta che questo personaggio non l'ho mai incontrato, riprendo da dove, dal paragrafo subito prima. Però la domanda che mi stavo per fare io è: una volta che noi abbiamo deciso questi quattro finali, 4-5, ora li definiamo meglio, ma nel nostro libro game è possibile morire? Cioè è possibile che ci siano percorsi che ti dicano che è andato tutto male, hai fatto tutte le scelte sbagliate, sei morta, ricomincia da capo? Secondo me sarebbe controproducente. Allora, quando io gioco a libri game in cui è possibile, nel 90% dei casi baro. Cioè baro e dico che okay, questa morte non è avvenuta, ok, non ricomincio il libro da capo, ricomincio da un punto un po' più indietro, ma non mi rileggo l'intero libro da capo perché ho sbagliato una scelta. Quindi sono d'accordo con te, però è giusto metterlo nelle possibilità. Allora lui dice no, intendo non un finale che comprenda questo personaggio, ma intendo che sia un qualcosa, un qualcuno che ti fa tornare indietro, oppure che ti presenta enigmi difficilissimi da risolvere per tornare sulla retta via, una specie di sfinge di tempo ma più cattiva. È un'idea interessante, sì, sicuramente, ma potrebbe essere difficile da incorporare per come stiamo impostando la storia. Perché dici, noi abbiamo già una serie di quest che la nostra
la nostra protagonista dovrebbe affrontare. A me aggiungere un livello di difficoltà potrebbe essere possibile, ma è un livello di difficoltà anche per noi per scriverlo. Noi sicuramente proveremo. A me non perché lo sapete che a noi piace. Ale, potrebbe essere includere una serie di quest, includere un personaggio di sole quest secondarie, cioè una quest tutta sua che con la storia non c'entra niente, che per risolverla hai bisogno obbligatoriamente di tutti i poteri sbloccati. Quindi la difficoltà non sta tanto nel risolvere la quest, ma nel fatto che devi beccarla al momento giusto e devi avere sbloccato, perché noi abbiamo detto che comunque non sarà obbligatorio sbloccare tutti i poteri per finire il libro. Tu potresti sbloccarne alcuni e altri no. Magari c'è questo personaggio che ti dà una mano, magari anche per trovare il famoso orologio. Mm-hmm. La possiamo buttare anche là, cioè che è una cosa che fa per... che ti dà uno degli oggetti che servono per il finale segreto. Tanto difficile che ti servono tutte le tutti i poteri possibili e immaginabili per riuscire a svolgere la sua quest. Che non è obbligatoria per andare avanti. Tu puoi andare avanti anche nel gioco senza... Puoi anche dire no grazie, come no, grazie. Fai a quelli di Teleton davanti al supermercato che ti dicono se vuoi donare. Esattamente. Io mi a cui rispondo davanti ai supermercati, io lo dico sempre, e sono quelli di Save the Children. Io con quelli di Save the Children mi fermo a parlare, gli do anche donazioni, ma... altra gente. Io dipende dalla mia situazione economica al momento in cui vengo fermata. Quello è di base, quello non è... lo do per scontato. Ma sempre comunque con cortesia, perché stanno facendo un lavoro. Stanno lavorando, è bene. E sono per una buona causa. Molto meglio di quelli che ti devono fermare per acchiapparti roba, nuove linee telefoniche o per o ancora peggio, e non me ne vogliono, io qua faccio un mio dissing personale, ma senza che ho nulla contro le persone in sé, ma contro l'idea, contro che quanto mi dà fastidio quando ci sono gli ex carcerati che con la scusa che non trovano lavoro ti devono vendere le cartoline in mezzo alla strada. Ma che me ne faccio io delle cartoline? Sì, che poi ti tirano fuori quella balla che devono dare il talloncino, quindi strappano dalla scatola un pezzetto, mentre se fosse davvero una cosa legalizzata e fatta come programma ci sarebbe un sistema di tracciabilità più concreto. A me hanno pioppato un profumo così una volta, perché mia madre non l'aveva capito e io ero un secondo interdetta dall'intera situazione. Però se non altro il profumo è molto buono, quindi lo uso volentieri. Ma ancora il profumo, quando ti vendono le Bic. Le penne, sì. Le penne, cioè vabbè. Problemi miei, mal sopporto queste cose. Chiudendo la parentesi venditori ambulanti. Ambulanti, esatto. E i presidi. Allora, questo dell'elemento di disturbo non lo sto inserendo nei possibili finali. No, però negli appunti sì. Sì, prendo appunti Daniele, lo so che sono pazzo, titolo letterale del documento in Drive. È vero, però obiettivamente una persona poco ordinata che apre quel file non mi dà del pazzo, secondo me sì. No, io non ti darei del pazzo. Ma è possibile che io sia pazza? Come quella barzelletta che si racconta in The Killing Joke di Batman. Non so, voi siete un branco di nerd che ci seguite, ma... quella del pazzo che attraversa il muro? Ci sono due pazzi che decidono di fuggire dal manicomio e... arrivati sul tetto c'è
un piccolo gap di distanza tra il tetto del manicomio e il tetto del primo palazzo fuori dal manicomio. Il primo pazzo lo salta e raggiunge l'altro tetto senza nessun problema. L'altro pazzo è esitante, è incerto. Non sa se può riuscire effettivamente a compiere quel salto. Quindi il primo pazzo, già dall'altro lato, dice: No, guarda, va tutto bene, ho come una torcia elettrica. Illuminerò lo spazio tra i due palazzi e tu camminerai sulla torcia per raggiungere me. Il secondo pazzo dice: Ma cosa? Che idee ti vengono in mente? Pensi che io sia pazzo? Quando sarò a metà strada spegnerai la luce. Beh. Mi ricorda molto questa barzelletta, sì, la situazione. Sì. Un Marion però che non ti piaccia Batman è una cosa molto grave. Molto grave. Ci passeremo sopra. No, non lo diremo a... Vampiro, come... Il pazzo era pazzo. Erano entrambi pazzi. Il punto della battuta, e mi dispiace spiegare una battuta, non ti devi sentire in colpa, però è un po' un peccato spiegare una battuta, è che il primo pazzo aveva avuto effettivamente un'idea del cavolo, perché non è possibile camminare su un fascio di luce. Ma il secondo pazzo non ha pensato a questa cosa, ha detto: scommetto che quando sarò a metà strada camminando sul fascio di luce tu spegnerai la torcia facendomi cadere. È questa è mancata la situazione, la fiducia, divertente. Non il ragionamento. Esatto, che è come quella del, è più o meno la stessa, lo stesso criterio dello psicologo che va a visitare i pazzi al manicomio e semplicemente apre la prima stanza e trova il pazzo che ha un coniglio in mano e comincia, e c'è il coniglio e il pazzo che comincia a fare così e fa rumori come me di macchine. Apre il secondo e anche il secondo è così, apre il terzo e anche il terzo è così, arriva al quarto e c'è il quarto pazzo che accarezza il coniglio in maniera molto placida. E lo psicologo gli dice: beh, lei è quello che sta meglio tra tutti quanti, gli altri stanno usando il coniglio come se fosse il volante di una macchina. E il pazzo risponde: minchia, sono partiti? più o meno è la stessa cosa. Va bene. No, fermiamo qua le parentesi delle battute sui pazzi e i manicomi, perché me ne stanno venendo altre. No, ma infatti sono belle per quello. Se tu vuoi continuare un secondo senza di me, mi occupo di procacciare il nutrimento per gli incetti, che così ci lasciano tranquilli. Staccherò il muto così non sentirete il concerto che già sta iniziando. Va bene, nel frattempo io mi occupo di fare il riassunto al vampiro per quello che abbiamo più o meno detto in sua assenza. Allora, abbiamo definito l'idea di avere più finali, e quindi il finale quello vero, in cui fondamentalmente ci sarà un bilanciamento tra roba bella e roba brutta, quindi la protagonista tornerà a casa, ma non si realizzerà la storia d'amore tra lei e l'antagonista. Quindi ci sarà di buono che si riuscirà a tornare a casa, si riuscirà a raggiungere questo obiettivo, ma la possibile storia romantica con l'antagonista non si realizzerà. E questo è il finale vero, questo dolce amaro. Nel finale vinci tutto, invece ci saranno entrambe le soluzioni positive, ovvero si realizzerà la storia romantica con l'antagonista e si riuscirà anche a tornare nel proprio mondo. Tornare nel proprio mondo si intende tornare tutte e tre, protagonista, coprotagonista, che è quella che vuole tornare principalmente nel proprio mondo, e antagonista in funzione di storia romantica. Il finale in cui si perde tutto, in realtà non l'abbiamo ancora
toccato, però è ovviamente quello in cui va tutto male. Il finale segreto, abbiamo detto che più che finale segreto è un finale alternativo, cioè in cui per essere sbloccato servirà appunto un oggetto particolare, bla bla bla, e potrà dare inizio a nuove avventure. Inoltre un Marion ci ha fornito l'idea di inserire all'interno di tutto il libro, quindi non soltanto nel finale, ma è qualcosa che è inerente a tutta la storia ma che ha a che fare col finale, anche un elemento di disturbo, un elemento di pericolo, un elemento di difficoltà nel libro, che dopo vari ragionamenti noi abbiamo identificato come una persona, un personaggio che offrirà alla nostra protagonista una missione, un qualcosa da fare assolutamente alternativo alla storia originale, quindi la nostra protagonista potrà rifiutarsi di intraprendere quella strada, ma nel caso in cui decidesse di portare avanti quella missione, sarà una missione estremamente difficile in cui sarà necessario avere sbloccato tutte le magie, tutti i poteri che il libro ti offre. Sarà una missione secondaria parecchio difficile, non obbligatoria, perché noi abbiamo già stabilito che il libro potrà essere finito anche senza ottenere e sbloccare tutti i poteri. Si dovranno sbloccare i poteri principali, però quelli secondari potrebbero non essere sbloccati durante l'avventura. Se invece si sbloccano tutti, si potrà risolvere questo mega enigma secondario che magari darà proprio accesso a uno degli oggetti necessari per il finale segreto. Quindi non ce lo siamo segnato nel file generale che parla dei finali, ma abbiamo segnato tutto nel nostro file di appunti, perché è un elemento che ha a che fare con tutto lo svolgimento della storia. Tutto questo sorsettino di cola. Ok. Ok. Io devo dire che il progetto, per come sta venendo su, mi piace tantissimo. È proprio uno di quei prodotti che mi piacerebbe giocare. Ma mentre Ale credo che stia per tornare, o comunque manca poco, nel brainstorming di stasera abbiamo stabilito cosa succede più o meno nel finale vero. Mediamente ottieni qualcosa, perdi qualcos'altro. Abbiamo definito quello che ottieni nel finale, vinci tutto. E abbiamo definito cosa potrebbe succedere nel finale segreto. Nel finale perdi tutto, oltre al fatto che la protagonista per ovvi motivi non tornerà a casa perché non è riuscita a portare equilibrio tra l'uomo, eccola che è tornata, Ale. Mi sentite chiaro? Ti sentiamo chiarissimo. Perfetto. Tra l'altro io non ho detto niente, ma mentre stavo cercando di prendere tempo vedevo il file che si andava modificando in diretta. Io avevo capito che è tornata operativa. Quindi stavo parlando del finale, quello brutto, finale quello brutto. Ecco, definiamo cosa intendiamo per perdi tutto. Allora, io avevo segnato in maniera molto sommaria e grezza la protagonista, siccome perdi tutto, va tutto male.
non torna a casa perché non è riuscita a portare l'equilibrio della magia dell'uomo, quindi non si realizza quello che aveva sperato e non ha risolto il problema che ha trovato al suo arrivo. Leggi il commento di Vampiro che è la cattiveria fatta finale, però mi piace tantissimo. Diventa una creatura dello zoo o una gabbia della cattivona? Uff, cattivissimo! Inseriamolo tra le Cioè, questa è una cosa che mi intriga da morire. Perché in fondo noi più volte abbiamo detto che la cattiva mira al potere magico della protagonista perché è colei che è uscita dal portale aperto apposta per portare la magia qua, quindi è la rappresentante della magia di questo mondo. E quale finale peggiore potrebbe esserci se non essere catturate e diventare effettivamente cavie della villain? Ma siccome io mi sono preso a cuore anche la sorte della coprotagonista, nel finale perdi tutto. La coprotagonista torna a casa o non ci riesce nemmeno lei? Direi di no. Perché da un punto di vista, da un certo punto di vista, se perdi tutto, perde tutto anche la coprotagonista. E quindi neanche lei riesce a tornare a casa. Dall'altro punto di vista, quant'è ancora più cattivo un finale che ti dice alla protagonista va tutto male? E non ha neanche la possibilità che l'amica la vada a salvare perché nel frattempo l'amica se n'è tornata a casa. Cioè, è proprio infierire sulla protagonista. Dipende tutto da come scriviamo l'intreccio delle vite tra protagonista Esatto. e co-protagonista. Perché se magari, e qua lancio un'idea per la stesura, a seconda di come eseguiamo alcune quest, se le eseguiamo insieme a lei, lei lega con noi e ha un motivo, oltre al chiaro voglio tornare a casa per stare dal nostro lato. Mentre potrebbe esserci l'opportunità di something something forever alone della protagonista che dice io risolverò tutto quanto e la coprotagonista dice ah va bene, ognuno per sé e Dio per tutti e se ne E torna a casa ciao! incurante e Esatto. ciaone. E ciaone. Allora, qua mi viene in mente, io me lo segno tra le cose che ne avevamo detto, no, non facciamo assolutamente queste cose, facciamo soltanto i bivi. Stai segnando sotto appunti? Sì, no, mi sto segnando nel mio foglio poi perché poi lo devo rendere in italiano perché sto segnando delle robe molto parole chiave sceme. Chiaro, Perché mi è venuto in chiaro. mente, per esempio, noi abbiamo detto che non avremo una scheda vera e propria con energia, ma a livello di magia, eccetera. Avremo più un sicuro blocco degli appunti con le parole chiave ed elenco di poteri sbloccati che potrebbero però perfettamente rientrare nelle parole chiave. Semplicemente le parole chiave potrebbero essere potere X, potere Y. Ma la cosa che hai appena detto tu mi fa venire in mente è se avessimo anche, come abbiamo letto tra l'altro nel nostro stupendo libro, un sistema di punti. Cioè, proprio per sbloccare questo dettaglio del finale perdi tutto. Quindi la coprotagonista ci ha effettivamente abbandonate, sì o no? Un valore tipo barra dell'amicizia, ora. Stavo scrivendo proprio questo sotto il finale perdi tutto, barra dei punti amicizia. Esattamente. Questa è l'idea che mi è venuta proprio quando tu hai detto a secondo se le quest le facciamo con lei o meno, o anche a secondo di come ci comportiamo con lei durante l'avventura, potremmo conquistare o perdere la fiducia della coprotagonista. Che a secondo di quanto
sarà questa barra alla fine della... dell'avventura. Tra l'altro, ora, io mi sto facendo un flash incredibile, Ale, perdonami, ma giuro che questo progetto mi prende davvero tanto, e ho i neuroni che da molto sonnolenti, poi quando facciamo queste live si svegliano tutti di botto. Come le X e le stanghette in Yaga, che non dice a che diavolo servono e si scopre alla fine. Sì, ma se noi avessimo non solo una barra dell'amicizia, con cui definiamo il rapporto con la coprotagonista, ma avessimo anche una barra della ship, della Enemy to Lovers, che non saprei come definire in questo momento, che a seconda delle nostre scelte potrebbe contemporaneamente far crescere il rapporto con l'antagonista, ma farci perdere il rapporto con la nostra coprotagonista. Quindi potrebbe essere, dici, un rapporto di proporzionalità inversa, parlando in termini statistici, non, più sale, non necessariamente sempre, non ma... necessariamente, però potrebbero esserci delle scelte che ci rendono simpatica la villain, ma in qualche maniera ci fanno vedere strano dalla nostra amica. Sì, magari alcune scelte chiave non alcune sono proporzionalmente che fare inverse il gradino. Ma ci sono alcune che cozzano per motivi di trama, e quindi a seconda di cosa scegli c'è qualcosa che cambia. Allora, segniamo sia barra della ship che barra dell'amicizia, intanto tra i vari finali, così ci ricordiamo delle idee che abbiamo avuto. Anche perché così stiamo cominciando anche a stabilire come arriviamo effettivamente a calcolare il finale. Ma guarda, questa cosa... Non te voglio la barra della ship adesso da qualche parte. Poi. Sono sicura che quando Fede recupererà questa live sarà fiera di te per aver ideato la barra della ship. Sì, questa cosa della barra della ship me la rivendo subitissimo. Stasera stessa, appena chiudo la live con Federica, sì, comunque... Potrebbe io... benissimo essere la cosa che ci separa dal resto dei libri. Sì, guarda, io ora scriverò... La barra della ship è protetta da copyright inchiostronauti. Io ho inventato la barra della ship. Che qua... Cosa ti sfugge, vampiro? Difficile scegliere qualcosa che favorisca gli altri. L'amica è una... No, ma... Però quando ti trovi davanti... Cioè, chi di noi non si è mai trovato davanti a una scelta... che magari per amore, per puro sentimento di romantico, in qualche maniera mina un rapporto di amicizia, perché ti fidi del sentimento che sta nascendo dentro di te. Secondo me ci sta. È la classica storia dell'amico che sparisce perché si fidanza. Più o meno il concetto è quello. Ci sono i primi momenti. L'idea di base, sì. Ci sono i primi momenti di un rapporto in cui tu tieni all'amicizia, però sei spinto dal romanticismo, e quindi magari la metti un po' da parte. Quindi... Magari il momento in cui l'amico ti chiede: ehi, venerdì sera c'è la serata jazz al locale in cui andiamo di solito, ti va di andare insieme? E tu dici: veramente avevo già preso impegni per andare al cinema con... inserisci il nome della persona che ti sta facendo... venire le farfalle nello stomaco, e loro sono esattamente giustizia per altri, anche se riguarda qualcosa di ingiusto per una confidente, ci sta, dicono. Tra l'altro, la cosa bella dei libri game è che non sei tu autore a decidere cosa è giusto e cosa è sbagliato. Tu dai al lettore, al giocatore, la possibilità di decidere come comportarsi. Quindi tu, da giocatore, probabilmente non tradiresti mai un'amicizia per una storia romantica. Qualcun altro, invece, potrebbe fare questa scelta. Dipende di quale impegno si è preso prima. Ma non è detto, sai, cioè, a me è successo, io lo dico,
Io sono colpevole. Vostro onore, ammetto la mia colpevolezza. Io mi ero messo da... È capitato di avere degli impegni presi con gli amici anche settimane prima. E poi a 2 ore dall'impegno arriva la telefonata di quella persona che ti dice: guarda, sono libera, la facciamo questa cosa? Sì, cioè io neanche chiamo gli amici miei, vi do buca, ciao, tu, è chiuso. Cioè, è capitato. Ciò non mi rende una bella persona.